La parola ora a Susi Mazzei, assessore alle politiche sociali, alla solidarietà, alla salute, ai servizi alla persona e alla famiglia del comune di Bari. Sono molto orgogliosa di venire da Bari perché voi sapete che il sindaco Emiliano e il nostro presidente della regione Nichi Vendola insieme abbiamo fatto un miracolo e noi in Puglia siamo felicissimi. Punta Perotti è stato l'emblema e il simbolo che mi fa essere così felice di essere un abitante di Bari. Vedete, Punta Perotti è stato un problema che ha riguardato anche i bambini, perché è stato un evento per noi simbolico, cioè una città che era abituata ad accordi di potere e ad accordi di legalità è riuscita finalmente a far prevalere quella bellissima e buonissima parte della città che ha fatto fare finalmente giustizia di una cosa che vi ricordo, che non è che era soltanto perché stava, come molto spesso stupidamente si dice alla televisione, troppo vicino al mare, erano delle... conosco bene la storia da barese attenta, sono state, voi sapete bene, delle costruzioni che non soltanto hanno girato completamente la posizione dei palazzi differentemente da quella che era stata concessa dalla regione e dal comune, non solo, ma aveva ingrandito di più di 1000 metri quadri tutti i palazzi. Però siccome precedentemente a Bari c'era sempre stata la possibilità per i poteri forti di andare avanti, si pensava che sarebbe passata anche questa volta. Finalmente non è passata, io sono molto felice. Detto questo, e detto anche che vorrei tanto trasferirmi... Grazie, grazie, lo dirò al sindaco Emiliano. È stato molto coraggioso perché ne abbiamo passate di tutti i colori. Voglio dirvi che nel programma del sindaco Emiliano il bambino, l'infanzia e le periferie sono il secondo punto, naturalmente. Lui è partito in una campagna elettorale dalle periferie. Voi la conoscete, una nostra periferia terribile, perché noi siamo stati anche sfortunati. Perché non soltanto abbiamo ereditato una città in ginocchio dopo 10 anni di centrodestra, mi dispiace per il caro amico che è di destra, ma insomma io lo devo dire, una città assolutamente in ginocchio. Abbiamo ereditato delle periferie che prima non si conoscevano, dei bambini invisibili, gli homeless invisibili, la povertà invisibile. È vero che col piano urban però il sindaco che c'era, che è un mio amico fra l'altro, ha messo a posto il lungomare, per cui la città è più bella. Io avrei voluto però che anche i bambini invisibili non rimanessero invisibili, perché adesso ce li abbiamo tutti noi da gestire ed è una tragedia proprio, per cui mi trasferirò a Bologna dal sindaco Cofferati che mi ospiterà. Sto scherzando. Allora io vi dico che il sindaco naturalmente ci sta impegnando a lavorare su due piani. Da una parte noi tentiamo di rispondere a questo desiderio della città, di una bellissima città dove c'è tanta gente per bene, di avere finalmente una risposta allo stare bene dei bambini, dell'infanzia, eccetera. Infatti è in atto adesso una bellissima iniziativa che si chiama L'Ospite Bambino, fatto da 3 assessorati, cultura, pubblica istruzione, politiche sociali, ve lo devo dire per forza perché sennò il sindaco si arrabbia con me, perché questo ci dà per un mese la città piena di eventi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo fatto tante altre cose, abbiamo fatto dei concerti in periferia, tante cose belle, eccetera. Certo, io personalmente, che sono responsabile dei servizi sociali, adesso vi dico delle altre cose che naturalmente ci angosciano continuamente e sulle quali stiamo molto lavorando con molte difficoltà. Come vi dicevo prima, e sarò brevissima, noi abbiamo trovato dei trend tragici, sia la descolarizzazione, voi sentite sempre parlare di noi per il problema della microcriminalità, esagerando molto spesso, e poi avete sentito parlare per le 2 bambine che sono morti, vi ricordate Leonora, eccetera. Allora, siamo stati anche sfortunati, però è vero che non c'era nessuna organizzazione, nessuna prevenzione, 0-3 anni. Il mio lavoro da 1 anno e mezzo, da quando faccio questo assessore, è stato quello di ricambiare completamente come in calzino l'assessorato, perché si andava avanti con una dei servizi 285, stiamo cambiando, stiamo andando nella 328, che si limitavano a 10 anni a dividere le risorse su alcuni servizi senza andare a verificare, cambiamo il trend, che succede dell'evasione scolastica. I bambini di 3 anni, 4 asili, 320.000 abitanti, 4 asili, nessuno si curava di questo problema, 4 asili su 320.000 abitanti. E i bambini delle signore che poi devono andare a lavorare oppure sono nei bassi, chi li cura? Oppure i nostri homeless, dove li mettiamo? Noi abbiamo trovato 2 punti, adesso chiudo perché sennò poi farò troppa pena e mi dispiace perché poi Bari c'ha tante cose belle. Però voglio dire, è una situazione durissima che noi stiamo affrontando con molta buona volontà e con tutti i problemi che il nostro sindaco assessorato Cofferati ha detto. Però noi abbiamo rigirato tutto, con l'aiuto, Emiliano è un uomo forte, mi dispiace, io fortissimo, ci sta dietro ogni momento, ci tormenta ogni momento, e quindi noi abbiamo riorganizzato completamente le politiche sociali. E nonostante i tagli che voi conoscete, quindi non ve li dico, abbiamo riorganizzato tutto con 3 punti chiave. Prevenzione primaria, 0-3 anni. Accordi con tutte le cliniche, per voi sarà una cosa vecchia, per noi è una cosa nuovissima.
Quindi vai a conoscere i pediatri, le cliniche, le cose, mi raccomando, gli assistenti sociali, abbiamo aumentato di 14 gli assistenti sociali, sempre con pochi soldi, facendo miracoli, eccetera, li stiamo sostenendo perché poverine sono tutte in burnout, naturalmente. Stiamo cercando di organizzare questa volontà fortissima di conoscere questi bambini visibili, perché sono i primi di cui ci vogliamo occupare. Cioè, mentre da una parte cultura, politiche pubbliche, istruzione, eccetera, lavorano insieme a servizi nostri, io ovviamente mi occupo e rompo l'anima all'assessore alle abitazioni perché non ci sono case, e al lavoro perché la città è in ginocchio, perché io capisco bene che quello che non riuscivo a dare a queste famiglie, un maker, tutoraggio, tutte queste cose, tutto, non sarà mai sufficiente se non ricreiamo un tessuto produttivo in una città disabituata a non vivere di assistenza e a non aspettare, se non cambiamo il cervello, a queste famiglie che vengono, fra l'altro il sindaco Emiliano ha detto porte aperte, noi abbiamo le porte aperte e succede di tutto nei nostri uffici, voi potete capire, perché adesso vogliono tutto e subito, naturalmente, i nostri uffici. Quindi voglio dire, adesso le nostre priorità sono state, e chiudo subito, riorganizzare la prevenzione primaria, 0-6 anni, ho copiato da Roma, a Roma hanno fatto raggiungere i raggiungibili, ho studiato questo documento e tutte le risorse le abbiamo messe qui, perché è chiaro che la prima, inutile che parliamo di la toppa da mettere sui 14 ottenni, su cui adesso vi dirò come, con quante difficoltà stiamo lavorando, se non cominciamo a cambiare, a sostenere la genitorialità, come ha detto molto bene questo sindaco a cui mi sono già congratulata. Poi stiamo lavorando sul raccordo di tutte le istituzioni del territorio e naturalmente il nostro problema fondamentale è la prevenzione della microcriminalità. Voi sapete che sui giornali Bari microcriminalità è un po' eccessivo. Io abito a Bari Vecchia, le cose sono cambiate, ci sono però gruppi di ragazzi che non hanno mai incrociato i servizi sociali, abbandonati. Il secondo punto su cui stiamo lavorando moltissimo, tutte le risorse, evidentemente, io devo lavorare sul tutoraggio. Perché voi capite bene che non ci possiamo permettere di avere i bambini di densiteto che a 7 anni non sanno scrivere come mi chiamo o non sanno parlare. Allora la nostra è una vita piena di ansie, perché mentre da una parte gli diamo i servizi di ricreativi e piacevoli e culturali perché devono anche imparare a sentire la musica, dall'altra noi siamo come delle megere tutti quanti a vedere che sulle scuole ci siano aiuti a questi poveri maestri, perché i bambini non possono continuare a essere espulsi dal primo superiore. Questo ve lo dico con convinzione perché sono ho fatto la preside per 30 anni in un quartiere difficilissimo come Iapigio, che era il centro della droga, quindi conosco le problematiche di una società che si deve curare prima dei più difficili e poi anche molto bene degli altri, degli eccellenti, che poi devono avere, come dice la nostra Costituzione, le occasioni più alte di tutte. Quindi con questa nostra convinzione, ho finito, di lavorare sulla prevenzione primaria, nel raccordo di tutte le istituzioni e inventarci toppe possibili e immaginabili, cioè chiedendo l'aiuto di un terzo settore che abbiamo trovato poco guidato politicamente, quindi è molto più abituato a dividersi le risorse perché non erano nemmeno sufficientemente, diciamo, verificati i prodotti, eccetera, sta avendo, come, che non so se durerò molto naturalmente a questo punto, sta avendo come una tragedia, il potenziamento dei servizi nelle periferie, e fra qualche anno vi verrò a dire che cosa è successo. Grazie, buonasera. Enrico Marini, assessore ai lavori pubblici di Silvi Marina. Lascio il posto per illustrare anche le immagini. Grazie, buonasera a tutti. Ma io che nella vita faccio il medico cardiologo, devo dire che veramente uno shock ci voleva a questo punto, insomma, quindi, almeno abbiamo un po' sdrammatizzato il pomeriggio. Io appunto non mi permetto assolutamente di affrontare temi politici da povero amministratore di centrodestra, e al cospetto di grandi maestri della politica ho portato una piccola testimonianza di un comune di 15.000 abitanti, anche se come comune turistico d'estate le presenze superano le 70.000 anime. Ho portato, ecco, una piccola testimonianza pratica, anche perché mi permette di ricollegarmi agli interventi che mi hanno preceduto. La partecipazione dei bambini, ecco, abbiamo fatto 3 iniziative e le prime 2 direi vicendevoli, cioè la prima è un laboratorio di progettazione partecipata, come diceva il sindaco Cofferati, abbiamo cercato di leggere i bisogni dei bambini e quindi abbiamo cercato di metterli in grado di darci delle indicazioni. La creatività dei bambini è sicuramente superiore a quella degli adulti e quindi abbiamo cercato di fare tesoro di quello che ci hanno detto. Scusa, se puoi tornare un attimo. Un metodo sicuro per i bambini del futuro. Vai avanti.
e abbiamo ovviamente li abbiamo impegnati in una, loro hanno scelto di compilare prima un questionario, come vai a scuola, che mezzi usi, la bicicletta, a piedi, in automobile, eccetera. Da questo questionario, possiamo andare avanti, ne sono scaturite delle linee, ecco, diciamo così, progettuali, che noi cercheremo ovviamente di mettere in pratica, perché il tema da loro affrontato è stato quello fondamentalmente della sicurezza stradale, e quindi ricollegandoci anche agli accenni che abbiamo fatto in tema di urbanistica di opere pubbliche, loro sicuramente hanno, ci hanno dato delle indicazioni avanti, direi sicuramente eccellenti. E questo è il risultato del loro lavoro. Silvio è una città più sicura, e a modo loro hanno cercato di interpretare quelli che sono i loro bisogni. Se vai alla pagina successiva c'è anche una raffigurazione di una, forse sta un po' più giù, un po' più su, di una ipotetica pista ciclabile, sta più su, che abbiamo cercato di riportare invece in quella che è la risposta che abbiamo dato noi alle indicazioni dei bambini, e che è una progettazione di un parco scuola per la sicurezza stradale, progetto che si inserisce in un bando regionale che è stato anche cofinanziato dalla Regione Abruzzo, e è stata così appunto la nostra risposta alle loro sollecitazioni, ed è una, un'opera già in, in cantiere, insomma già in fase di realizzazione, in cui i bambini sicuramente potranno diventare, potranno crescere, acquisire quella cultura che ci, ci permetterà insomma di formare gli utenti della strada di domani. Qui è previsto un auditorium, sono previste delle piste ciclabili, delle rotatorie, cioè tutto quello che serve per crescere e per educare un bambino alla sicurezza della strada. In più, riprendendo anche un po' quelle che erano le osservazioni del Presidente della Provincia di Milano stamattina, abbiamo nel riqualificare un'area verde, possiamo andare avanti, nel riqualificare un'area verde abbiamo cercato anche di, oltre a prevedere dei giochi direi alquanto innovativi, abbiamo cercato anche di differenziare, proprio perché gli utenti delle aree verdi sono diversi e quindi hanno delle esigenze diverse, andiamo avanti, abbiamo cercato di diversificare anche l'indicazione, cioè delle aree, cioè aree giochi da 0 a 5 anni, questa, e aree giochi da 5 a 12, quella di prima che avete visto. Da tutte queste iniziative cosa ne è scaturito? Un dibattito che si è tenuto nella sala consigliare. I bambini ci sono sembrati molto entusiasti da questa iniziativa, ne seguiranno altre, e io penso così di portarmi la mia soddisfazione, di portarvi un saluto da Silvi, e sicuramente vi invito a farci visita, perché noi ci siamo chiamati la Stella dell'Adriatico. Grazie. L'ospite arriva da fuori Italia, Mirko Brunz, sindaco del comune di Nova Gorizia. Grazie. Rispettabili signore e signori, vi ringrazio per l'invito a questo strepitoso convegno. Dovrei scusare per il mio italiano che non è abbastanza buono per parlare noi oggi, contenere in lingua slovena. La Slovenia è un paese piccolo, ha 2 milioni di abitanti, perciò non ci confortiamo con i problemi come per esempio la vostra Roma, che è una metropoli. La Nuova Gorizia, dalla quale provengo, ha 36.000 abitanti, e 2 anni fa il cittadino d'onoranza è diventato il signor Romano Prodi. La città è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, perciò ha anche il nome Nuova Gorizia. La vecchia Gorizia è rimasta in Italia, quella ha 1.005 anni. Nuova Gorizia è stata la prima città della Slovenia che è proclamata amica dei bambini. Non serve allora ricordare che abbiamo le pigotte, che ogni neonato, ogni bambino che nasce nel nostro comune gli viene data una pigotta, e queste pigotte si vendono singolarmente anche nei negozi. In questo periodo stiamo raccogliendo gli aiuti per i ragazzi di Darfur. Il nostro rapporto con lui
UNICEF potrebbe essere dato dal dato statistico che siamo i primi nella raccolta dei fondi, nella vendita delle cartoline di fine anno e di Natale dell'UNICEF. Una cosa importante è che nella nostra città sono sparsi diversi punti di sicurezza per i bambini e lo stesso è stato attuato anche a Gorizia. E la cosa interessante è che sia i ragazzi sloveni che quelli italiani sanno dove sono questi punti. Abbiamo sviluppato anche il Parlamento per i bambini e quest'anno il tema principale è stata la violenza nelle famiglie. Non parlerò più di tanto dell'aiuto alle famiglie povere. Abbiamo per esempio dei negozi dove si vendono dei requisiti di seconda mano che si possono comprare da quelli più poveri. Che quest'anno durante le Olimpiadi di Torino abbiamo fatto un'iniziativa portando 15 bambini orfani da Sarajevo, 15 bambini di Nuova Gorizia e 15 di Gorizia in Italia, tutti insieme su un unico autobus a Torino per vedere la gara di slalom gigante. I bambini sono stati accompagnati dal nostro campione Jure Franco e si sono incontrati anche con il suo amico Alberto Tomba. Abbiamo un sito internet che viene aggiornato praticamente ogni giorno e anche la collaborazione con i media è molto forte. La facciamo con un problema abbastanza forte che è quello della dipendenza della droga. Questo dipende tanto anche dalla nostra legislazione che non è abbastanza rigorosa contro i trafficanti. In questo caso abbiamo diversi programmi per la prevenzione della droga. I programmi cominciano già negli asili, continuano nelle scuole elementari e quelle superiori. È da 10 anni che a Nova Gorizia c'è la comuna del Don Pierino. Un dato molto importante è che a Nova Gorizia abbiamo anche l'ospedale regionale che ha ottenuto il certificato dell'ospedale amico dei neonati. Abbiamo anche un rapporto speciale con i bambini handicappati, abbiamo delle scuole speciali per loro e stiamo eseguendo pian piano anche l'integrazione di questi bambini. Per mancanza di tempo io concludo con questo, ma vi invito tutti a Nova Gorizia, che non è lontana da Bologna. Sono grazie tanto, se vediamo in Nova Gorizia, va bene? Grazie. Allora, ora la parola al sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, che ci conclude il suo pensiero. Volevo soltanto dire due brevissime cose. A futura memoria, quando ci sarà l'occasione, spero tra non molto di ritornare sull'argomento. Il tema dell'adolescenza dobbiamo considerarlo sempre come un tema a sé stante. Io non credo che l'adolescenza debba essere guardata come se fosse un prolungamento dell'altra età. La tipologia di problemi che ci sono nell'adolescenza è tale da portare quasi oggettivamente ad una sorta di cesura tra quello che c'è prima e quello che avviene lì. C'è un cambio radicale dei comportamenti e dei bisogni dei ragazzi che va considerato nello specifico con l'attenzione che merita. La difficoltà del secondo sottotitolo, poi tocca Vasco, la difficoltà sta nel fatto che oggi i luoghi nei quali è possibile ricostruire una partecipazione, anzi sarebbe più giusto dire definire una somma di relazioni tra gli adolescenti, sono meno del passato e la memoria del passato non ci aiuta. Tradizionalmente una parte del luogo di socializzazione era consegnato alla Chiesa Cattolica attraverso gli oratori, che svolgevano questa funzione. I luoghi pubblici erano enormemente inferiori in numero e in funzione. Non si tratta, intendiamoci, di scelte definite, ma così era diventato nel corso dei decenni, con l'eccezione ovviamente di alcuni territori, questo tra gli altri, ma se pensate all'insieme del paese, la scuola e l'età scolare finiva ad un certo punto e consegnava ad una società indistinta dove la famiglia per una parte e istituzioni prevalentemente cattoliche per l'altro si facevano carico del tema. Bisogna pensare in una dimensione diversa, del tutto nuova, che secondo me non è semplicemente quella
della relazione, della possibilità di interloquire, di costruire rapporti, di crescere insieme, ma è anche quella della produzione. Non sto pensando di farli diventare subito degli operai o degli impiegati, no, penso alla produzione culturale. Oggi gli adolescenti, nel mentre diventano adulti, sono potenzialmente degli straordinari produttori di cultura, sono nello stesso tempo degli altrettanto straordinari e costosi fruitori di cultura, purché gli si dia la possibilità. Ecco, credo siano delle grandi potenzialità per una società, se la società sa offrirgli dei luoghi nei quali provarci, cioè cercare lo spirito critico, la coscienza critica di cui si parlava, attraverso la conoscenza, ma attraverso un uso della conoscenza volto a creare condizioni di apprendimento che vanno abbondantemente, fortunatamente, al di là dei confini che invece lo stesso percorso scolastico gli ha offerto. Credo che non sia un fenomeno soltanto bolognese, ma se guardate gli adolescenti, che spesso sono portati anche a imitare i loro compagni leggermente più anziani, sono alla ricerca sistematica dello stare insieme per fare delle cose. Quando poi non gli viene offerta questa possibilità, stanno insieme per non far nulla, perché qualche volta gli basta la compagnia, ed è il minore dei mali, perché spesso stanno da soli per non far nulla. Ecco, in questa tipologia noi dobbiamo privilegiare la prima, non è una cosa facile, anche perché nella memoria del passato, luoghi per produrre cultura, definita sulla base della loro età e dei loro bisogni particolari, non ce ne sono. Non abbiamo una memoria storica che ci possa aiutare e che ci possa permettere di dire abbiamo fatto così, aggiornando, modificando, si può ritornare alla stessa efficacia. C'è molto da inventare in questo spazio, credo che sia un impegno molto importante per le comunità, perché è il momento nel quale non soltanto il bisogno della persona, l'adolescente è fortissimo, ma anche le difficoltà della famiglia sono le più alte. Le famiglie tutte, nessuna esclusa, sono discretamente allenate a gestire i rapporti e le relazioni con i figli fino ad un certo punto. Poi c'è il punto di crisi, che riguarda i loro bisogni, ma anche i nostri. Dunque, il tenere insieme una risposta che guardi all'uno e all'altro è cosa molto complessa, ma ho la sensazione che le comunità che riescono a rispondere meglio al bisogno degli adolescenti sono le comunità che sanno cogliere anche maggiormente le potenzialità di questo cittadino che cresce e diventa poi un cittadino consapevole che svolge per intero le sue attività. Vorrei dire una cosa che non c'entra, metto un punto, apro una piccola parentesi per non approfittarne a posteriori, che sarebbe sgradevole, del tempo concesso, chiedo scusa anche del dirlo adesso. A me queste modalità di ripetere tra i ragazzi gli assetti istituzionali degli adulti non convincono. Vengono in comune, parlano con me, ma insomma, che ci siano dei ragazzi che imitano il sindaco non va bene, non perché imitano me, insomma, la figura istituzionale, intendiamoci. Io credo che dobbiamo fare lo sforzo di pensare anche a forme diverse e nuove, perché e soprattutto di portarle il più vicino possibile ai luoghi dove loro vivono e dove costruiscono il loro percorso formativo. Non dobbiamo metterli nella condizione di avere come unico strumento quello dell'imitazione, anche quando fatta bene, del modello degli adulti. C'è una qualche diversità che va tenuta in conto, perché come mi è capitato qualche giorno fa sentirmi dire da un ragazzo di 10-11 anni che lui da grande vuole fare il politico, vi confesso, non mi ha fatto una bella impressione. Vorrei fare, oltre che ringraziamento per questo convegno, i nostri ospiti, tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo incontro, vorrei fare due riflessioni solamente. Partendo dalla nostra esperienza, noi, lo diceva il sindaco di Modena, siamo una realtà, queste città, che hanno saputo vedere, leggere e mettere al centro della costruzione delle comunità dopo la guerra il ruolo della
educazione, della formazione. Non solo sindaco in chiave assistenziale già allora, ma proprio come un elemento di centralità rispetto alla costruzione di una comunità che usciva da una vicenda drammatica come la guerra. Siamo la regione che ha i numeri più significativi da questo punto di vista. Detto questo però, in questi ultimi anni abbiamo iniziato, dico iniziato, un percorso di tipo diverso, che non è più semplicemente legato ad una visione di istituzionalizzazione dell'infanzia o dell'adolescente, e che invece si pone, cerca di proporsi un tema, e cioè non solo la questione della partecipazione, cioè del riconoscimento di quei bambini, quelle bambine, quegli adolescenti come cittadini, e di una forma di confronto con loro, ma che si propone di riflettere su come quella cittadinanza possa cambiare l'attuale organizzazione della comunità. Questo è il problema fondamentale. Sto parlando allora di governo del territorio, di urbanistica, di qualità della città, di tempi della città, della necessità, cioè, di affrontare una delle più grandi novità che secondo me abbiamo di fronte. Lo diceva Cofferati nel primo intervento. Noi siamo una realtà diversa da Bari, ma non per questo viviamo contraddizioni più semplici. Anzi, io sostengo che stiamo vivendo uno dei passaggi più importanti della storia di questa nostra realtà, che è fatta di tre elementi: una fortissima crescita dal punto di vista dell'aspettativa di vita, che porta ad avere questa realtà già oltre il 25% di persone che hanno un'età superiore ai 65 anni e che pongono anch'essi un problema di cittadinanza, non solo di assistenza. Una crescita demografica con soprattutto un elemento, la presenza dei bambini, delle bambine che vengono da paesi in genere extracomunitari. È una società che vede dunque crescere significativamente le differenze. Le differenze. E noi dobbiamo cominciare a porci il problema di come costruiamo relazioni e sintesi tra queste differenze. La sfida fondamentale è quella di costruire società, una società multietnica. Non perché lo scegliamo, non è finita per fortuna questa brutta campagna elettorale, ma non perché lo scegliamo, perché siamo già una società multietnica. Ci sono comuni nella nostra regione, lo diceva l'assessore di Piacenza, ci sono comuni nella nostra regione dove già oltre il 50% di bambini frequentano una classe di prima elementare, vengono da paesi e da famiglie extracomunitarie. Ora, io credo che dobbiamo continuare a lavorare sui servizi, eccetera, ma dobbiamo promuovere una profonda riforma del welfare.
E questa profonda riforma del welfare deve avere assolutamente una nuova visione culturale, senza la quale non ce la faremo, che ci aiuti a riconoscere le differenze e a dialogare con esse. Io credo che il primo grande tema sia questo. Quando noi parliamo allora di ragazze e ragazze, di bambini e di bambine, noi dobbiamo parlare prima di tutto di conoscenza, di sapere, di progetto educativo e di formazione. E qui c'è un grande cambiamento da produrre nella scuola e perfino nei nostri servizi. Cioè dobbiamo riuscire a vedere e a investire molto di più sulle relazioni, perché tra i cambiamenti di cui parlavo ce n'è un altro, che è il cambiamento della famiglia, della catena familiare, della trasmissione della memoria. E quindi assume un ruolo fondamentale la capacità di avere un progetto educativo come comunità. Come comunità è uno dei soggetti fondamentali, è la scuola. I nostri servizi che devono essere ripensati in questa chiave. Ecco, allora questa era la prima riflessione. Noi siamo di fronte ad un impegnativo compito culturale. Abbiamo bisogno degli intellettuali, dell'intelligenza, e abbiamo bisogno di ricostruire un discorso di comunità. E il punto chiave è la formazione di quei nuovi cittadini che possono anche essere una delle leve per costruire relazioni tra famiglie, uomini e donne che vengono da altri paesi e che non sempre capiscono il modo d'essere delle nostre comunità. Noi che abbiamo, diciamo così, costruito la nostra identità e perfino il nostro successo economico sulla coesione sociale, perché questa è l'Emilia Romagna, il punto chiave è ridare e rimettere in moto e rimotivare questa coesione sociale, vedendo in faccia, guardando negli occhi questi cambiamenti, non amministrandoli semplicemente, ma riprogettando questi sistemi di coesione e sistemi comunitari. Da questo punto di vista, gli investimenti legislativi, finanziari, progettuali che abbiamo costruito in questi anni e che debbono essere sviluppati, comunque vanno in questa direzione. Dobbiamo però, credo sia arrivato il momento di riuscire, dobbiamo riuscire a fare in modo che questa discussione diventi una discussione diffusa, ampia. Guardate, io ho una figlia che ha 11 anni, e continuamente mi interrogo su come riesco a confrontarmi con la necessità di radicare dei valori, rispetto a questa società in cui il messaggio dominante è il consumo, e che anzi, perfino i valori a volte passano attraverso il consumo. È su questo che dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare quando pensiamo alla formazione degli educatori e delle educatrici. Dobbiamo lavorare sul riconoscimento delle diversità quando costruiamo progetti per innovare le nostre città, per organizzare il trasporto pubblico, per organizzare gli altri servizi fondamentali.
quando vediamo trasformarsi le nostre città. Se noi giriamo per alcune città della nostra regione, Modena piuttosto che Reggio Emilia, piuttosto che Bologna, ci accorgiamo che in pochissimo tempo quella città sta cambiando. Magari ci sono molti meno negozi e molti più call center, e collegati a quei call center, ma noi non siamo né gli Stati Uniti né la Francia, non abbiamo né una sedimentazione di tempi lunga come la Francia, né gli spazi degli Stati Uniti. Noi non possiamo pensare che le nostre città si possano organizzare per nazionalità, per territori. Primo, perché io lo considero un'idea completamente sbagliata, ma se anche qualcuno pensasse che questo può essere il disegno, le nostre città non hanno le caratteristiche urbanistiche per essere tali. E questo, quando scegliamo le politiche urbane, quando scegliamo come organizziamo i servizi, questo diventa decisivo. Decisivo. E in questo ha una funzione fondamentale, scusate, non vi appaia così lontano dal ragionamento che stiamo facendo, per esempio il tema della rendita immobiliare. Questa è una delle prime grandi riforme che il nuovo governo deve assolutamente fare se vogliamo riprendere in mano pienamente il governo dello sviluppo delle città. Quello di consentire ai comuni di avere la possibilità di intervenire dal punto di vista urbanistico senza che la leva immobiliare sia talmente e la rendita immobiliare sia talmente pesante da mettere in discussione qualsiasi altra scelta. Badate che questo è un tema decisivo per il futuro di questo paese, particolarmente per città come le nostre, dove pure c'è una cultura urbanistica e una tradizione fortissima, ma che poi si scontra rispetto al fatto che alcuni elementi sono fuori ormai la disponibilità dei comuni. La seconda riflessione, ho finito, è di carattere, diciamo così, più politico. Io non sono tra quelli che pensano che la risposta ai nostri problemi consista nel dire ai cittadini: pagherete meno tasse, pagherete meno i servizi, pagherete meno. Io non credo che questo sia il futuro rispetto ai problemi che abbiamo. Anzi, io penso che noi, in riferimento a queste grandi questioni che abbiamo discusso, dobbiamo proporre ai cittadini, nelle città, in questa regione, un nuovo patto legato anche all'utilizzo delle risorse, perché è assolutamente un bene della comunità, è un bene comunitario il fatto che le autonomie locali abbiano gli strumenti per rispondere a queste contraddizioni e per dare delle soluzioni. Diversamente si torna, badate, paradossalmente si tornerebbe a una cittadinanza di censo, e molto rapidamente, e molto rapidamente. E dunque io credo che sia arrivato il momento, io penso sul piano nazionale e certamente sul piano regionale, di proporre questo tema, un nuovo patto di cittadinanza che prevede un rapporto e un contributo dei cittadini sulla base di un progetto chiaro,
e che risponda alle esigenze e ai bisogni che abbiamo di fronte. Concludo dicendo questo, che se l'impegno è così significativo, noi abbiamo sempre più bisogno che a questo dibattito, a questo lavoro e a questa progettualità partecipi in modo diffuso la società, i tanti protagonisti della società, che ci sono, ma che anche qui non sempre riusciamo a vedere e a valorizzare. Prima di tutto mettendo e ridando un ruolo fondamentale all'università e alla ricerca. Io dico sempre, per come noi in questo paese stiamo parlando dell'Islam, io sono profondamente preoccupato e spaventato. Ciò che domina è l'ignoranza, manca conoscenza, manca sapere. Ecco, dobbiamo ridare valori comunitari a questi centri importanti di conoscenze e di sapere, che hanno, diciamo, un ruolo decisivo per riuscire a fare quel salto di cui stiamo parlando. Ecco, io quando parlo e quando penso a una città sostenibile in relazione ai diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, penso che sia decisivo inquadrare questo obiettivo dentro questo sforzo complessivo. Infine, sulla rappresentanza, io devo dire che non ho, diciamo, una risposta certa. L'unica cosa di cui sono convinto è che noi non dobbiamo ricostruire dei luoghi nei quali i ragazzi e le ragazze scimmiottano gli adulti. Nelle loro forme autonome noi dobbiamo cercare le strade per dargli una loro autonomia. Il fatto che si scimmiottino gli adulti limita la loro capacità di autonomia e la loro fantasia anche probabilmente. Detto questo però, anche le esperienze che si sono realizzate in questi anni sono comunque un primo passo, un riconoscimento fondamentale, perché diversamente non sarebbero stati nemmeno visti. Dunque possiamo, dopo questa esperienza, credo, fare un passo in avanti. Grazie.